Iniziamo la giornata, ragazzi, si parte. A dire verità siamo partiti da 40 minuti, ora siamo all'autogrill con la famigliola e andiamo a fare colazione. Ma magari perché proprio loro sono è illegale? Cattivi. Andiamo di nuovo. Si va, voi si va. Andiamo. Ma guarda qua, la camminata trionfale. Oh ragazzi, stiamo per entrare e... io completamente impreparato, non so neanche chi gioca. 2-2-1. Subito qua. Vuoi fare il drop? Ci ha fatta. Siamo ragazzi, io non so neanche i giocatori. Figo secco. No, ma non casino. Adesso andiamo a prenderci le birrette prima della partita. E allora Cicin, salute finalmente. Buon Natale. Grazie Santa Lucia. Ragazzi, pareggio purtroppo, avrei un pochino da rivedere sulle condizioni arbitrali. Infatti i miei fratelli e me tutti arbitri dell'AIA e quindi abbiamo un pochino commentato, diciamo, alcune scelte, soprattutto tra retropassaggi piuttosto che quell'entrata che era palesemente rosso sulla gamba. Vabbè ragazzi, comunque ora torniamo a casa. Cioè io non sono per niente da questo tipo di cose, eventi così, però vi dirò che non è stato malaccio, è stato divertente, ma più che altro per il fattore che eravamo con i fratelli a far casino. E tante cose fatte oggi, ma ho filmato veramente poco. Sono stanco morto. Oggi dovevo anche andare a lavorare, mi era stato chiesto ieri, ma non ho dato conferma, ho detto che probabilmente non ce l'avrei fatta. Poi in verità ce l'avrei potuta fare, ma sono così stanco che non ho confermato. Ho detto no ragazzi, non si può, devo assolutamente dormire. E è 1:10, cioè non è neanche troppo tardi, solo che in questi giorni, come avete visto, sto tirando la cinghia un pochino troppo, sto morendo, tiro la corda. Quindi ragazzi, adesso vado a letto, spero di dormire perché probabilmente mi sveglierò alle 9. Io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi, l'algoritmo si sfama delle vostre interazioni e solo così questo canale riuscirà a esplodere. Innanzitutto tipo vi ringrazio anche per il video dello stipendio, perché ha raggiunto un successo enorme, ha fatto tipo 30 iscritti con quel video lì, cioè pazzesco. Poi un sacco di gente mi ha aggiunto anche su LinkedIn di Data Scientist, quindi interessante. Se avete delle domande, chiaramente ponetemele qua sotto, io sono pronto per rispondervi. Il video di oggi è molto, molto easy.